Benedetta e Lorenzo, sconnessi, voi siete la generazione proprio classica, quella che almeno tutti pensano che senza il telefonino e senza internet non possono stare, ma è davvero così? No, io senza internet, senza telefono so stare, un po' di sofferenza in alcuni momenti perché mi rendo conto che comunque è molto utile e fa parte della mia vita, dolente o non volente, nel senso è un dato di fatto questo, quindi capita in alcune situazioni che avrei bisogno del telefono, non ce l'ho e vado nel panico, come in tante altre invece in cui non neanche ci penso, me lo dimentico e sto con le persone con cui voglio stare. Lorenzo? No, io senza telefono sono in grado a starci, anche perché lo sono stato, come ho detto prima, mia madre mi ha tenuto 2 mesi senza telefono per una punizione e là ho capito che in realtà senza telefono non si sta poi così male, anzi sei libero da un sacco di ansie, da preoccupazioni che quando stai con il telefono in mano tu hai sempre... aspetti sempre quel messaggio, quella notifica, mentre se non ce l'hai non ti poni proprio questo problema e si vive anche meglio. Però riconosco che in alcune occasioni è anche fondamentale. Siccome bisogna farne un uso moderato, deve essere importante ma non indispensabile, che uno senza può farne a meno.